che è una sintesi del filmato di Report. Intanto siamo in diretta? Ok. 14 settembre 2016, Romeo e Russo sono nella sede romana della Romeo Gestioni. A registrare la conversazione ci sono le microspie degli investigatori. I due parlano dell'Unità, lo storico giornale della sinistra italiana. Sono 8-9 mesi che i giornalisti non riescono a prendere lo stipendio perché l'editore non ci mette i soldi. Con gli introiti del giornale ancora non riescono a far fronte a tutte le spese. L'editore è Massimo Pessina, costruttore milanese, entrato nell'azionariato dell'Unità nel 2014. Chi l'ha portato, Pessina? Bonifazi. Francesco Bonifazi è il tesoriere del PD. Le finanze del giornale sono in rosso e Carlo Russo consiglia a Romeo di sfruttare l'occasione. Gettare il salvagente al Partito Democratico, finanziando l'Unità. Se lei riuscisse a fare l'operazione, via, a quel punto lei si è fatto un amico per tutta la vita, quindi... Salvare l'Unità, secondo Russo, significa aprire un credito con il nuovo gruppo dirigente del PD. Il colpo alla fine a Romeo non riesce. Com'è andata a chi ha salvato l'Unità? Pessina investe e diventa il socio di maggioranza dell'Unità. Come mai? Perché gliel'ha chiesto Renzi, lui aveva fiducia in Renzi, gli piaceva, aveva avuto questa illuminazione, ma ha detto se ne hanno conosciuti quando lui lavorava, aveva fatto un ospedale abbastanza interessante a Firenze, lui era presidente della provincia, si sono conosciuti, da lì hanno cominciato questa amicizia, questo legame, e quando lui gli ha chiesto... Quale ospedale? Era il Don Gnocchi, sì. Quando i lavori dell'ospedale iniziano, Renzi è presidente della provincia. Nel 2011, quando l'ospedale viene completato, è sindaco di Firenze. Diciamolo, da qui alla prossima festa nazionale di Milano troverete di nuovo in edicola l'Unità e ci starà a lungo, cioè a lungo. Compratela, poi quando la riporteremo in edicola. Quante sono le vendite oggi dell'Unità? Le vendite ora sono bassissime, siamo intorno alle 7.000 copie, se non arriviamo mai alle 10. In 3 anni si sono ridotte a un terzo. La società Unità SRL perde 400.000 euro al mese. Vi posso dire che i discorsi fatti a quel tempo giravano intorno a questa cosa, che era un po' uno scambio, che ti posso dire, politico. Nel senso, mi fai la cortesia di e io ti farò la cortesia di... Ma questo, cioè voglio dire, chi era? Bonifazi e Renzi, ovviamente. Cioè, il fatto che... quello che Pessina in qualche modo gli dava di qua, glielo facevano avere di là attraverso altri appalti. Così si diceva. Chiaramente c'era una sorta di merce di scambio lì sui loro interessi in Kazakistan. Nel 2014 Eni avvia un progetto per costruire nuove residenze. Un dirigente di Eni ci rivela un dettaglio importante. Tra le ditte che hanno lavorato ad Aksai c'è la Pessina Costruzione. Periodo precisamente? A partire dalla seconda metà del 2014. La Pessina Costruzioni KZ è una società con sede operativa all'interno dell'Aksai Industrial Park. Viene costituita appositamente per l'operazione il 5 maggio 2014 ed è interamente posseduta dalla Pessina Costruzioni di Milano, la società di Massimo Pessina e Guido Stefanelli. Proprio in quei giorni era in piedi la trattativa per salvare l'Unità. Qual era la situazione economica del gruppo Pessina nel momento in cui viene salvata l'Unità? L'utile della Pessina Costruzioni è diminuito del 96,45% dal 2014 al 2015. Quindi sicuramente è un indicatore molto e molto importante proprio che sta a significare lo stato di salute di una società. Qual è la causa? Le commesse che erano state prese negli anni precedenti mano a mano si stavano realizzando e quindi esaurendo. Un cambio di pagina c'è nell'anno in cui la Pessina diventa socio dell'Unità, il 2015. La Pessina Costruzioni ha preso commesse per 236 milioni di euro. Nel 2015? Nel 2015. Tra le commesse più importanti abbiamo visto sicuramente la realizzazione del nuovo ospedale di La Spezia per 131 milioni e 800 mila euro, il poliambulatorio di Naville in Bologna per 9 milioni e 600 mila euro, fino ad arrivare al polo bionaturalistico di Sassari per 19 milioni di euro. E infine abbiamo verificato che a gennaio del 2016 è stato firmato un memorandum d'intesa con l'Iran. Le commesse ottenute riguardano la costruzione di 5 ospedali in project financing. Il primo, in ordine di realizzazione, prevede 1000 posti letto, un albergo, un centro fitness e un'ala destinata allo shopping center. Ci sta chi dice che quello fa affari, Pessina.
Sì, Pessina, lo so bene. Ma infatti gli stanno facendo costruire gli ospedali in Iran. Romeo e Bocchino, annotano gli investigatori, parlano di Pessina e Stefanelli, che hanno salvato dal fallimento il quotidiano L'Unità, e che per questo Pessina sia in auge con l'ex premier Renzi, che gli ha consentito di partecipare ad iniziative in Iran cofinanziate dall'Italia. Oggi è un giorno di svolta perché si conclude una sfida, quella di partire con un investimento importante e molto atteso dal territorio. La sfida era iniziata 2 anni prima con la gara d'appalto. L'aveva indetta la giunta regionale precedente, guidata dal Partito Democratico di Claudio Burlando. Cioè ci sono, abbiamo detto, 8 ditte insomma, che avevano manifestato interesse. Dopodiché? Dopodiché tutte quante invitate, una sola ditta ha presentato l'offerta. E le altre 7? Non sono andate avanti, si sono ritirate, diciamo, sì, dalla gara. Sì. L'unica ditta che presenta l'offerta è la Pessina Costruzioni. Dai documenti di gara, precisamente, il ribasso presentato da Pessina è dello 0,01%. Il nome è anomalo, è previsto dalle norme, può succedere. Le chiedevo perché altrimenti, diciamo, il rischio in qualche maniera è che venga da pensare che la Pessina Costruzioni sapesse già di essere l'unica ditta rimasta in gara. Inizia il capogruppo al Senato Claudio Martelli. Carlo Martelli, sì. Scopriremo anche come far funzionare il microfono. Funziona? Sì, allora innanzitutto grazie di essere qua. Io vorrei che facessimo tutti quanti la seguente osservazione sul modo di fare politica in Italia adesso e sul modo con cui la carta stampata, le televisioni accolgono, interpretano, accettano questo modo di fare politica. Io vorrei che noi fossimo disposti ad ammettere quanto segue. Uno, che un costruttore decida di fare l'editore in perdita, consapevolmente. Le cifre che sono state citate nel servizio di report parlano di 400.000 euro al mese di perdita che va a bilancio. Lo posso accettare che qualcuno decida di diversificare. Lo vogliamo accettare? Posso accettare che un capo di governo, un presidente del Consiglio, si porti dietro un'unica azienda privata in uno stato estero che di recente è uscito dalla lista nera, l'Iran, perché ha deciso che questo sia l'unico soggetto privato, l'unica impresa privata per la quale valga la pena di spendersi. Voi capite che è un bel vantaggio competitivo essere portati in uno stato estero che si è appena riaperto al mercato, addirittura dal Presidente del Consiglio dei Ministri, un bel vantaggio. Quanti vorrebbero fare questo? Però diciamo che questo è successo casualmente, perché casualmente questa ditta era brava. E poi continuiamo a dire che tutto quello che è successo successivamente sia tutto casuale. È tutto casuale che si sia improvvisamente aggiudicata tante commesse questa ditta. È altrettanto casuale che abbia deciso di finanziare dei politici. Sempre tutto casuale. Ma io dico, ma tutto questo è normale? Perché questo lo si sta facendo diventare normale. Io posso accettare che un presidente del Consiglio dei Ministri, un capo di Stato, si porti dietro come delegazione delle imprese che sono o dello Stato o controllate dello Stato o hanno un know-how tecnologico che può servire alla nazione nella quale si decide di andare a proporre qualcosa. Io mi chiedo dove sia il know-how tecnologico qua. Io posso capire se avessimo portato la Saipem, la Snam, Terna, che sono imprese che sono specializzate nel settore oil, gas, trasmissione energetica e che quindi hanno un plus, perché noi abbiamo delle eccellenze a livello nazionale. Io posso capire questo. Invece questo non è successo e questo è stato fatto diventare una cosa normale. Addirittura il nostro ex presidente del Consiglio, adesso io lo chiamerei presidente del Consiglio Ombra, perché alla fine è lui che parla e qualcuno è il suo avatar, ci viene a dire che tutto questo è normale, che va bene e che è del tutto legittimo che un imprenditore decida lui come vuole spendere i propri soldi. Oltretutto, c'è un preciso attacco ad una trasmissione televisiva che ha solamente avuto il merito, ma direi di più l'onere, di mettere in fila dei dati che tutti quanti possono trovare. Questo è il modo di fare politica del signor Renzi in Italia adesso? Questo è il merito di cui parla il signor Renzi in Italia adesso?
E questo è il modello che vuole portare in giro per il mondo il signor Renzi adesso? Una delle cose peggiori, uno dei peggiori servizi che un politico può fare al popolo italiano è quello di andare in giro e trasmettere ai cittadini delle altre nazioni e agli altri capi di governo che gli italiani si comportano così, cioè entrano spregiudicatamente in situazioni investendo dei soldi a perdere e lasciamo completare a qualcun altro il quadro. Questa è la situazione in questo momento. Questa è una situazione che deve assolutamente essere portata alla vista di tutti quanti. Noi riteniamo che non ci sia la giusta attenzione a questo, che è solo un collaterale del caso Consip. Noi abbiamo visto televisioni e stampa piene di notizie di copertura e questa notizia continua a rimanere sotto traccia. Poi magari sarà un buco nell'acqua, io non lo so, però intanto questi sono i fatti che sono in questo momento sul tavolo e ci sono due possibilità, o parlarne oppure non parlarne. Chi non ne parla si deve prendere le sue responsabilità. Noi abbiamo deciso che bisogna parlare di questo e continueremo a farlo a partire da oggi e chiameremo il ministro Lotti, che ha la delega all'editoria, a venire in aula a spiegarci qualche dettaglio dell'operazione ingresso nel capitale sociale dell'Unità da parte di un costruttore. Questo è quello che noi chiederemo come primo atto nella conferenza di capigruppo di oggi pomeriggio alle 15. Adesso lascio la parola a Roberto Fico, capogruppo alla Camera e presidente della commissione di vigilanza sulle attività del servizio radio televisivo italiano. Salve, buongiorno a tutti. A tutti i microfoni sono. Si sente? Sì. È importante, secondo me, comprendere, al di là poi delle inchieste giudiziarie, se ce ne saranno, come ce ne saranno e come ce ne sono state tante nel nostro Paese, il modo in cui questo sistema affronta la gestione del potere, che è una gestione del potere fatta da una certa tipologia di cultura, che in questo caso è quella di Renzi, che va come Presidente del Consiglio in Iran, che si porta gli imprenditori amici suoi, non gli imprenditori del paese. E questo significa agire in un certo modo, in una certa modalità. Ed è il sistema, al di là delle inchieste giudiziarie, che noi stiamo cercando di cambiare. Allora dobbiamo un po' aprire gli occhi tutti quanti. Per quale motivo, adesso parliamo dell'Unità, un imprenditore di costruzioni vuole entrare in un giornale in perdita che vende circa 7.000 copie, che è in rosso e che con ogni indicatore possibile e immaginabile anche di sviluppo futuro non potrà andare inutile? È difficilissimo, se non quasi impossibile, anche perché oggi la nostra società digitale si muove in un altro modo e l'Unità, organo di partito, carta stampata, è chiaramente un'impresa a perdere. E allora dobbiamo chiederci perché degli imprenditori delle costruzioni vogliono entrare nei giornali. Allora, se penso a Caltagirone, Messaggero, Mattino di Napoli, penso che comunque alla fine gli interessi nelle imprese, gli interessi nell'acqua, nella gestione dell'acqua e quindi dei beni comuni, fa sì che avendo un giornale locale come il Mattino di Napoli magari poi non si parla in un certo modo di quelle cose. Ma nell'Unità l'entrata di una persona, di un'impresa così, significa probabilmente, dico probabilmente, è un'ipotesi da quello anche che capisco, dell'entrata nel grande mercato degli appalti, tramite la porta di accesso che è l'Unità, ma la porta d'accesso vero è il Partito Democratico. Io ti salvo l'Unità, metto un piede nell'Unità, sto nell'Unità e in questo modo ho un grande appeal sul Presidente del Consiglio e sul Partito Democratico e posso magari andare una volta in Iran, una volta in Kazakistan a fare a fare impresa. Questo significa essersi messi dentro la società del giornale L'Unità, se no non ci sarebbe altra spiegazione. Siccome queste persone, io non penso che siano dei missionari o i grandi Madre Teresa di Calcutta, ma sono tutt'altro, ci sono altre spiegazioni. Se io investo soldi devo avere un ritorno e siccome il ritorno non l'ho dall'Unità, lo avrò da qualche altra cosa. E allora anche il Partito Democratico, che si scandalizza, invece di rispondere punto per punto in modo chiaro a ciò che il report ha analizzato, magari mettono i tasselli in fila in un altro modo. Poi vuoi denunciare, perfetto, però è assurdo che magari il giorno prima
della messa in trasmissione di questa inchiesta di report c'è un membro della commissione di vigilanza, il segretario Ansaldi, che oggi è capo della comunicazione di Renzi, suo portavoce, e cerca di non fare andare in onda il servizio. Allora questo non è un grande conflitto di interessi l'ennesimo che il nostro paese vive? E come si può poi fare una legge sul conflitto di interessi proprio sul conflitto di interessi proprio dalle persone che sono sempre in conflitto di interessi? Allora, conflitto di interessi, capo della comunicazione che cerca di non far uscire il servizio di report, dicendo attenzione perché il giorno dopo vi quereleremo. Allora, querelano, non c'è problema, noi difendiamo l'informazione pubblica quando questa è di qualità e cerchiamo di migliorare quella che non è di qualità con un esercizio sano e democratico delle cose, delle attività, non solo parlamentari. Allora questo è il problema. Entra l'imprenditore nell'unità, l'unità probabilmente è la porta di accesso a degli appalti, si portano gli amici degli amici, così come è successo, perché il gancio poi è l'imprenditore amico del padre di Renzi che è andato da Marroni, che è l'amministratore delegato della Consip, a cercare di comprendere se c'era possibilità di avere degli appalti pubblici in Consip, ed è l'imprenditore fiorentino nell'ambito della farmaceutica. Siamo sempre nello stesso giro, ma lo stesso giro, al di là delle persone, possono pure cambiare le persone, non cambia niente, perché è il sistema culturale illegale che vige in una parte del nostro paese, che gli amici degli amici devono guadagnare, avere gli appalti e possono essere più forti perché conoscenti di Renzi o del potente di turno, a discapito di tutti gli altri imprenditori onesti, che non possono accedere a queste commesse, non possono accedere in modo chiaro e trasparente in questo modo. E quando parliamo di trasparenza, di cambio culturale, parliamo proprio di questo, l'accessibilità alle risorse pubbliche da parte di tutti, l'accessibilità ai bandi veramente per merito e da parte di tutti, non con l'ennesimo accordo a ribasso per far entrare gli amici degli amici. Allora il Movimento 5 Stelle è questo sistema culturale che sta cercando di cambiare, ed è questa operazione che stiamo facendo ogni giorno in Parlamento, anche con le cariche che abbiamo. In modo molto serio, puntuale, cercando di non mollare mai rispetto a quello che ci siamo detti. Ed è così che possiamo contrastare questo sistema, essendo un altro sistema, perché qui dietro non c'è mai niente, alle nostre spalle non c'è niente. Possiamo fare ciò che vogliamo, liberi di poterlo fare, solo il rispetto del programma e degli elettori e di tutti gli italiani. Ed è questa la strada che stiamo percorrendo e che continueremo a percorrere rispetto a questo sistema che, al di là delle implicazioni giudiziarie, è un sistema culturale che va abbattuto perché ha portato solo danni e spese al Paese. Ultima cosa, come il project financing. Il project financing è quello che ci ha distrutto in questo Paese. Iniziavano a costruire, non succedeva niente, con soldi che non c'erano e poi debiti tutti ai cittadini. Andate a vedere nella mia città Napoli Est. E poi vogliono importare, esportare questi sistemi anche nei Paesi più poveri per fare la stessa porcata. E allora tuteliamo anche gli altri. Questo significa cooperare in un altro modo, non come fanno questi signori. Grazie. Grazie Alessandro Di Battista, prego. Mi sentite? Qui abbiamo Farinetti, amico di Renzi, che ottiene appalti su appalti, ottiene appalti in Expo, è amico di Renzi. Abbiamo le cooperative rosse che riescono a ottenere appalti nei comuni amministrati dal Partito Democratico e sono amici del Partito Democratico e magari con determinati sistemi riescono pure a far avere voti al Partito Democratico stesso. Sistema Buzzi, al di là del processo, che faceva Buzzi? Finanziava le campagne elettorali dei politici del PD e poi otteneva appalti in cambio nel Comune di Roma. E Farinetti, torno a Farinetti, che tra l'altro grazie alla folle direttiva Bolkestein potrebbe pure prendere fette di mercato che oggi sono per gli ambulanti. Quel che vorrei dire è che Poletti è stato massacrato, no, per aver detto in fondo la verità. Poletti che ha detto: in questo paese se non conosci qualcuno non lavori. Solo che magari doveva finire la frase: in questo paese se non conosci qualcuno del PD non lavori. Questo doveva dire Poletti, sarebbe stato ancora più onesto, perché l'esempio che ci viene appunto da questa splendida inchiesta che il Presidente del Consiglio vuole bloccare e poi attaccano il Movimento 5 Stelle sulla libertà di stampa, ma veramente, cioè, si devono vergognare. Il Movimento 5 Stelle fa alcune domande a Orfeo legittime, si fanno delle domande a Orfeo, gridano allo scandalo, il Presidente del Consiglio si permette di minacciare di fatto, querela, quindi per provare a non far andare in onda un ottimo servizio, un'ottima trasmissione, un'ottima denuncia che porta avanti il servizio pubblico e va tutto bene, tutti zitti, perché ho detto Presidente del Consiglio, l'ex Presidente del Consiglio,
tutti zitti, e poi si attacca al Movimento 5 Stelle sulla libertà di stampa. Qua si devono ribellare pure i bravi giornalisti, perché è una vergogna, perché quel che esce fuori da questo sistema, appunto, russo, uomo legato alla famiglia Renzi in ogni modo, chiama l'amministratore, chiama Romeo arrestato e gli dice: comprati l'unità, entra dentro perché ti farai un amico buono per tutta la vita, che significa che riuscirà ad ottenere degli appalti, gli stessi appalti che ha ottenuto appunto il sistema Pessina, l'imprenditore Pessina, che è riuscito negli ultimi anni, dopo che è entrato appunto nell'unità, a ottenere appalti su appalti in Kazakistan. Quanti appalti? Questo lo devono fare i giornalisti. Quanti appalti ha ottenuto in Kazakistan? Tra l'altro lo stesso Kazakistan dove, grazie alla negligenza, diciamo in questo modo, dell'attuale ministro degli esteri Alfano, gli sono state rispedite una donna e una bambina, tra l'altro contravvenendo una serie di leggi e il diritto internazionale. Lo stesso Kazakistan. Renzi si porta in Iran un socio del PD. Perché i soci dell'unità di fatto sono soci del PD, se lo porta in Iran, firma un bel memorandum e lui riesce ad ottenere comunque una serie di appalti o di infilarsi appunto nel mercato iraniano. Ma voi pensate se Hollande andasse appunto con un socio del Partito Socialista in Algeria e lo presentasse alle autorità algerine e costui ottenesse appunto determinati appalti? Ma forse l'opinione pubblica francese si stupirebbe, si scandalizzerebbe di più di quanto appunto non si stia scandalizzando l'opinione pubblica italiana e il sistema mediatico italiano. Però il sistema mediatico italiano è questo, è quello che ci ha mangiato sullo Stato. Fino a che il Movimento 5 Stelle non era entrato appunto nelle istituzioni, si davano quattrini diretti all'Unità, un giornale in fallimento, ma gli italiani di fatto Pantalone pagava con i propri soldi, grazie alla politica, l'Unità. Fino a che appunto prima dell'entrata del 5 Stelle. Dopo che siamo entrati, chiaramente non potevano più fare le cose così alla luce del sole perché li abbiamo smascherati e denunciati, devono ottenere, anzi hanno pensato a degli stratagemmi diciamo alternativi, più sofisticati. Comprati l'Unità, entra dentro pure se in fallimento perché vedrai che otterrai degli appalti. E sono stati ottenuti lecitamente, non spetta a noi dire questa cosa. Ci sono i magistrati, ci sono le inchieste, ma il sistema è un sistema estremamente appunto condizionato da questo conflitto di interessi che non è mai stato risolto, non per colpa di Berlusconi. Io quando votavo il Partito Democratico pensavo che Berlusconi fosse il responsabile di tutti i disastri in Italia. Non è vero, è un corresponsabile, ma gli ipocriti di sinistra, della falsa sinistra, sono ancora peggio, perché ci hanno preso in giro per decenni dicendo che il conflitto di interessi doveva essere risolto e poi non l'hanno risolto perché? Perché sono sempre in conflitto di interessi, con Farinetti, con le banche, con le cooperative, con il sistema Buzzi di Mafia Capitale e con il sistema Pessina. Questo è il problema. Capite allora perché non hanno mai risolto il conflitto di interessi? Perché loro hanno 100 conflitti di interessi al giorno. Questa è la problematica enorme, è una questione politica. Renzi, è ridicolo nel momento in cui fa la vittima da Vespa, qua la questione Consip è tutta da risolvere, è tutta da spiegare al putista politico, ma vi rendete conto che ancora Marroni, colui che ha denunciato appunto Lotti, che ha detto che è stato Lotti a riferirgli della presenza delle microspie negli uffici di Consip, e quelle microspie c'erano! Infatti sono state bonificate, sono state trovate, è ancora a capo di Consip e Lotti è ancora ministro. Ma vi rendete conto che il problema non è soltanto legale, ripeto, ci sono i magistrati, è un problema politico. Qua se non conosci qualcuno del Partito Democratico, non lavori e il sistema paese va appunto al collasso per questo, non solo per i fallimenti di Renzi, che sono stati fallimenti economici, qua tocca fare una manovrina perché ha dato destra e sinistra mancette per comprarsi il voto degli italiani senza neanche riuscirci. Tutti i fallimenti di Renzi sono enormi, gli hanno bocciato il decreto sulle banche popolari, il Consiglio di Stato, il popolo italiano grazie a Dio gli ha bocciato il referendum costituzionale. Pensate se fossero passate le riforme di Renzi, oggi ci sarebbe veramente una renzicrazia ancora più forte della partitocrazia che c'è stata negli ultimi anni. Oggi questo sistema, il sistema Pessina, il sistema del PD, il sistema degli amici degli amici, sarebbe, non lo so, ancora più forte. La Corte Costituzionale gli ha bocciato la legge elettorale, la Corte Costituzionale gli ha bocciato parte della riforma Madia sulla pubblica amministrazione. Renzi ha fallito da tutti i punti di vista, il Paese è al collasso per colpa di queste decisioni politiche. Dove non ha fallito Renzi, invece è stato bravissimo, nel piazzare, nel sistemare tutta la sua cerchia, tutti i suoi amici. Lì è stato bravissimo, anche perché non ci sono le leggi che glielo impediscono e perché non c'è un'opinione pubblica diciamo adeguatamente informata da tutto il sistema informativo, salvo eccezioni, grazie ai giornalisti che vanno avanti e non si piegano neanche di fronte ai diktat o alle minacce dell'ex presidente del Consiglio che vuole bloccare la libera informazione. E poi siamo noi contro la libera informazione.
Noi siamo contro gli editori impuri, perché questo è il problema grande di questo paese. Gli editori impuri, e oggi ce n'è un altro, Pessina, uno che entra lì per farsi gli affari suoi. Magari, ripeto, legalmente, ma il problema è un problema politico enorme. Noi siamo contro gli editori impuri, contro Mediobanca nel Corriere della Sera, contro De Benedetti che utilizza il suo sistema mediatico per le sue aziende, contro il sistema Caltagirone, contro il sistema Berlusconi. Questo è un problema dell'informazione. Non ce l'abbiamo col singolo giornalista, anzi, andate avanti e tirare fuori tutto lo schifo che c'è ogni giorno. E il problema politico enorme, il paese va al collasso perché? Perché bravi imprenditori che non hanno le giuste conoscenze non lavorano e quindi si perdono posti di lavoro. Viene soltanto favorito l'amico, appunto non più l'amico della politica, l'amico del PD, ripeto. E concludo, aveva ragione Poletti, soltanto doveva essere più coraggioso, doveva dire la verità fino alla fine. Qua puoi ottenere lavoro se giochi a calcetto, ma solo se giochi a calcetto con qualcuno che è del Partito Democratico. Grazie. Interviene Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera. 25 anni fa c'era Tangentopoli. Era molto semplice per gli imprenditori italiani. Sostanzialmente quelli che volevano entrare in un appalto pubblico prendevano una valigetta, la riempivano di qualche chilo di banconote e la portavano dall'uomo vicino a quel partito che avrebbe fatto ottenere l'appalto. Oggi esiste Renzopoli, che è un sistema di potere che probabilmente dal punto di vista giudiziario non è neanche codificato, in cui astrattamente la tangente potrebbe essere l'unità. Io compro l'unità, ma in realtà perdo soldi, e tu poi, tramite l'ENI, mi fai entrare in un consorzio in Kazakistan per qualche appalto, tramite un viaggio in Iran insieme a ENI, insieme ad Enel, insieme a Ferrovie dello Stato, ti porti anche l'amministratore delegato dell'unità che rappresenta il gruppo Pessina, perché è questo che ipotizza Report. E poi magari, visto che il Partito Democratico sta per perdere le elezioni regionali in Liguria nel 2015, in fretta e furia si imbastisce anche l'appalto per l'ospedale della Spezia, che poi diventa il grande affare ad un ribasso dello 0,01% per la Pessina Costruzioni. In tutto questo, siccome Pessina non era ancora entrato nell'affare dell'unità, ma ci stava per entrare nonostante il suo gruppo andasse male, grazie a Banca Intesa un certo Veneziani riesce ad ottenere per l'unità anche una fideiussione di 10 milioni di euro mai richiesta, mandando un documento scannerizzato dall'aeroporto di Los Angeles alla banca italiana, e nel giro di un weekend ottiene un fido di 10 milioni di euro. Lui stesso stamattina ci dice: se lo avessi chiesto per le mie aziende non l'avrei mai ottenuto. Allora, questo è un sistema di potere e, come ha detto chi mi ha preceduto, è un sistema di potere con il quale Renzi ha bloccato lo Stato negli ultimi 3 anni. Dopo il primo anno di governo Renzi sono andati via dall'Italia 107.000 italiani, dopo il secondo anno di governo Renzi sono andati via dall'Italia 117.000 italiani. Non è un caso. In questi anni noi volevamo fare un nuovo piano energetico nazionale, non ci siamo riusciti perché? Perché loro in questi anni hanno favorito sempre i soliti gruppi di petrolieri. Lo hanno fatto sabotando un referendum e poi reintroducendo le stesse norme. Lo hanno fatto favorendo la Total a Tempa Rossa, che al di là dell'inchiesta Trivellopoli, la Total continua a lavorare con i benefici di quell'emendamento fatto passare una notte. Volevamo rilanciare le nostre aziende di Stato, e come fai se ti lasciano a capo dell'ENI De Scalzi, che poi è quello che, guarda caso, l'ENI fa entrare nel consorzio, fa entrare Pessina nel consorzio? Come fai a rilanciare l'Enel se nel CDA Renzi ci mette il suo commercialista? Come fai a credere nell'istituzione Palazzo Chigi o anche nelle nomine di Stato nel Consiglio di Stato se lì dentro al capo del DAGL ci finisce la capo dei Vigili di Firenze, che poi manda addirittura al Consiglio di Stato e suo fratello lo mette a sottosegretario all'interno? Come fai a pensare che questo paese possa ripartire
se il Jobs Act è stato creato in una villa marchigiana in un incontro tra Draghi e Renzi e ci abbiamo buttato 20 miliardi di euro? Come fai a pensare che la sanità possa ripartire in questo paese se la dovevano regalare agli amici di De Luca e per questo non sono mai stati capaci di fare una legge che impedisse alla politica di dominare i vertici della sanità in Italia? E potremo andare avanti all'infinito. Il caso dell'Unità è un caso scandaloso perché suscita una domanda inquietante. Ma se per salvare l'Unità hanno mosso il Kazakistan, l'Iran, un ospedale e una fideiussione da 10 milioni di euro di Banca Intesa, che Banca Intesa dovrebbe spiegarci per come ci è stata raccontata stamattina, cosa sono stati disposti a fare questi signori quando si stavano giocando la loro vita politica nel referendum costituzionale? E cosa saranno disposti a fare nella prossima campagna elettorale per le politiche pur di vincerla? Allora, noi abbiamo una preoccupazione. Da questo caso del salvataggio dell'Unità che è uscito fuori da Report, noi vogliamo vederci chiaro. Perciò vi annunciamo che noi nei prossimi giorni depositeremo un esposto alla magistratura per verificare se sussistono reati come induzione alla corruzione, turbativa d'asta e traffico di influenze. E chiediamo anche all'ANAC di verificare se esista un sistema Renzi dal punto di vista giudiziario, perché quello che noi abbiamo visto in questa vicenda è una piccola parte di un modo di atteggiarsi che sicuramente negli ultimi 3 anni è stato portato avanti. Poi ci saranno o meno risvolti penali, questo lo decideranno i magistrati, ma noi lo vogliamo sapere, perché poi tutta l'altra questione è l'impatto culturale che ha sul paese una vicenda come questa. Le grandi imprese italiane sono molto di più, molte di più di quelle che si porta il Presidente del Consiglio quando si va a fare i suoi viaggetti con gli amici che gli hanno salvato l'Unità. Le grandi imprese italiane oneste sono tantissime, solo che in questo momento gli imprenditori hanno 3 possibilità in Italia: o non lavorare, o ribellarsi, o comprare l'Unità. E noi vi chiediamo di ribellarvi, ma io lo dico alle sigle anche, lo dico a Confindustria, lo dico a Confartigianato, lo dico a tutte le grandi associazioni e medie associazioni di piccole e medie imprese italiane: bisogna ribellarsi a questo sistema, perché questo sistema sta facendo scappare via gli italiani, ma anche le imprese italiane. E se noi vogliamo ribellarci in questo momento storico, questo è il momento storico giusto. Altrimenti tra un po' non ci sarà neanche più nessuna unità da salvare e tutti quanti dovranno trovare altri escamotage per entrare nel sistema, in Renzopoli o come la vogliamo chiamare, pur di ottenere un risultato che è quello di partecipare ad un appalto pubblico a cui dovrebbe poter partecipare qualsiasi impresa italiana che ne abbia i requisiti. Allora, io per concludere voglio dire un paio di cose. Abbiamo visto in questi giorni il Presidente del Consiglio emerito che va in giro per le sue trasmissioni, quelle che gli piacciono, a dire un po' tutto il contrario di tutto. A me sembra di rivivere la sua campagna elettorale delle primarie del 2013. Diceva: voglio una legge con le preferenze, non voglio le liste bloccate, e poi ha fatto l'Italicum con le liste bloccate. Lo diceva nella campagna elettorale del 2013. Continua ad attaccare il nostro reddito di cittadinanza, lo ha attaccato negli ultimi 3 anni per non farcelo fare, ma intanto sparando cifre assurde come quelle di ieri sera, 90 miliardi, ormai evidentemente in stato confusionale, ma in tutti questi anni ha speso oltre 40 miliardi tra sprechi, soldi ai carbon fossili, Jobs Act, soldi inutili che ha stanziato nelle sue mancette, che dovremo ripagare con un DEF e una manovrina che forse riuscirà a fare il Consiglio dei Ministri, se ne è capace, oggi pomeriggio, per sanare i suoi debiti, per sanare i buchi di bilancio che lui ha creato con le sue manovre assurde che gli servivano a tenere in piedi il suo giglio magico, il suo partito e le sue fondazioni. Perché tutte le azioni che ha fatte non le ha fatte da incompetente, le ha fatte per mantenere insieme un establishment e un sistema che è rintracciabile in ogni caso. È la sanità a De Luca, e le trivelle che ti finanziano la campagna elettorale, gli uomini tuoi negli apparati di Stato del giglio magico, e il Jobs Act che doveva piacere a Draghi, e così via. Allora, oggi io voglio dire ai circoli del PD, al netto delle tessere fantasma, voi ce lo state rimandando indietro come segretario del PD e forse candidato premier, ma noi come italiani ve lo rimanderemo indietro alle prossime elezioni politiche. Ma questo signore noi non lo abbiamo mai votato,
Gli italiani non lo hanno mai votato al vertice delle istituzioni dello Stato, eppure ce lo siamo ritrovato lì per 3 anni e ha creato una carneficina economica per cui in questo 2017 le manovre finanziarie saranno lacrime e sangue. E allora il PD dovrà pagare una parte di questi buchi. Cominciate a dirci quanto avete nelle 60 fondazioni riconducibili al Partito Democratico per beni immobiliari. Qualcuno del PD dice oltre 1 miliardo di euro. Cominciateci a dire questo, perché il conto lo deve pagare il PD, perché qui è stata falsata la democrazia, non ci sono state elezioni negli ultimi 4 anni e poi ci volete pure far pagare il conto di un uomo che è stato in grado di imbastire un sistema tale in così poco tempo. Grazie. Allora, siccome siamo in diretta streaming, vi chiedo di domande inerenti al tema di Renzopoli, poi eventualmente le altre domande a margine, se non vi spiace. Quindi ci sono domande? Tanto se vogliamo andare ancora all'immagine. No? Non ci sono domande su questo tema? Prego, prego. Io volevo chiedere cosa replicate al tesoriere onorevole del Partito Democratico Bonifazi, che in un video ha annunciato querele, ha annunciato un esposto sui profili penali e fiscali che riguardano il blog di Beppe Grillo, dicendo ne vedremo delle belle. Grazie. Ma non c'è risposta. Si risponde da solo. Faccia quel che... farà quel che vuole, non c'è problema. Lo stesso Bonifazi che ha... che c'è dietro l'operazione Unità è lui, credibilità zero. È sempre inerente al tema Renzopoli, prego. Due consiglieri di amministrazione della RAI, Diagonale e Siddi, hanno fatto degli interventi che sembrano abbastanza strani, nel senso che comunque dicono capiamone di più, tentiamo di comprendere dove e fino a che punto questo Siddi può arrivare alla cronaca, attenzione a non penalizzare l'azienda e fino a che punto c'è la malleva della RAI rispetto a Report. L'atteggiamento in commissione di vigilanza quale sarà, Fico? L'atteggiamento di tutta la commissione non lo posso dire io in questo momento, però in questi anni, almeno da parte mia e come presidente di commissione, ho sempre garantito l'indipendenza massima nell'elaborazione dei contenuti all'interno dell'azienda RAI, e così deve essere. L'azienda e i suoi responsabili editoriali, il suo direttore generale, oggi anche amministratore delegato, e devono poter, nel rispetto del contratto di servizio e oggi della concessione, far bene il loro lavoro. Il punto vero è che il Consiglio di amministrazione, questo Consiglio di amministrazione, è frutto ancora della legge Gasparri. La legge Gasparri ha creato una lottizzazione vera e propria parlamentare. Poi si è unita la riforma di Renzi, che ha creato una lottizzazione governativa. Quindi abbiamo un doppio grado di lottizzazione oggi, quella parlamentare creata da Gasparri, perché questo Consiglio di amministrazione è misto, lottizzato dalla legge Gasparri e lottizzato dal governo con la legge di Renzi. Allora io dico ai consiglieri di amministrazione che devono, chiaramente nelle loro prerogative, nelle loro facoltà, dire ciò che pensano, ma sempre in un'ottica di indipendenza totale del servizio pubblico da parte della politica e del governo. E io penso che quando si fa giornalismo vero e d'inchiesta poi si rischia sempre qualcosa, ma chi deve giudicare questo soprattutto sono i cittadini italiani, che sono coloro che pagano circa 2 miliardi di euro al servizio pubblico radiotelevisivo. Quindi io credo che questa tipologia di reportage, servizi, di informazione più di inchiesta libera e indipendente faccia sì che è giusto pagare il canone, e in altre fattispecie invece no. Quello che poi dico è che oggi il direttore generale Campo dall'Orto è attaccato costantemente dai vertici del Partito Democratico, perché mi chiedo com'è possibile una persona che è stato messo
da Renzi, oggi viene attaccato in tutti i modi proprio dai vertici del Partito Democratico e quindi da Renzi, forse perché non è stato ubbidiente come il Partito Democratico pensava. Allora, se non è stato ubbidiente come il Partito Democratico pensava, bene, vada avanti fino alla fine del suo mandato e oggi possiamo avere anche una trasmissione come Report e contestiamo tutto ciò che non ci piace e che non rientra nell'indipendenza e la qualità del servizio pubblico. Tutto lì. Sempre Renzi, Renzopoli, prego. Marvin Ceccato, Agenzia Italia. Come Movimento 5 Stelle, voi pensate che noi come giornalisti abbiamo abbastanza tutele o avete in mente di presentare delle proposte per come dire, aiutare ancora di più l'indipendenza del giornalismo? Ma l'indipendenza del giornalismo è un bel tema, perché ci sono varie tipologie di indipendenze. Allora, la prima che abbiamo già cercato noi di rendere operativa, ma il Partito Democratico ha bocciato, è stata la proposta del Movimento 5 Stelle rispetto alla riforma della governance RAI, dove chiedevamo ai consiglieri di amministrazione di essere indipendenti, di comprovata esperienza, di comprovato merito, e mettevamo dei requisiti in positivo e negativo, dove i requisiti in negativo erano appunto che tu non potevi essere stato parlamentare o membro del governo o dirigente di un partito negli ultimi 7 anni e poi diventare membro del CDA. Quindi noi avevamo già scritto una legge che è depositata e che è stata bocciata dal PD, che avrebbe reso la RAI più libera, più indipendente, più di qualità, più di merito, con avvisi pubblici per scegliere i consiglieri. E da lì poi è chiaro che tutto il giornalismo indipendente sarebbe stato più tutelato. Poi abbiamo proposto le leggi sull'editore puro, ne parlava prima Alessandro. Noi dobbiamo capire che oggi abbiamo bisogno di editori puri che tutelano il giornalismo perché amano il giornalismo. Io non credo ai grandi editori non puri che finanziano e entrano nei consigli di amministrazione dei giornali. L'editore puro con delle quote magari percentuali è una prospettiva che secondo me è molto interessante. Altra questione, i giornalisti precari che magari scrivono metà dei giornali cartacei viene scritto da giornalisti precari e prendono 10 euro ad articolo e così i giornali vanno avanti. Allora quel giornalismo si deve tutelare, perché quello poi è un ricatto lavorativo che poi non fa sì che le notizie vengano poi pilotate, perché magari dice al ragazzo tu devi portare questa tipologia di notizia, e allora è anche un problema di salario, di contratti. E poi c'è un altro problema che al di là della politica, al di là del Parlamento, del governo, è un problema culturale, perché l'esperienza mia, anche dei giornalisti in RAI, che si riferiscono spesso ai parlamentari, alla politica, per cercare di cambiare delle cose all'interno dell'azienda. E quindi c'è anche un processo inverso, che non è solo il governo, il Parlamento che va verso il giornalismo per cercare di assoggettarlo a sé, ma è anche un certa tipologia di cultura giornalistica che si vuole fare assoggettare o chiede sempre qualcosa alla politica, perché magari è la politica che ha fatto sì che quella persona lavorasse in quella posizione. E così abbiamo avuto la lottizzazione, che è funzionata così: da un lato la politica e dall'altro i giornalisti, e perciò anche in questo senso va cambiata la cultura. Come questo è un sistema di potere, ma che nel nostro paese è un pezzo della cultura, così il giornalismo assoggettato è anche un pezzo di cultura, perché la RAI è nata anche in questo senso. RAI 1 è una rete governativa, storicamente governativa. Il TG1 è un TG1 governativo, e l'abbiamo visto durante la par condicio referendaria. È questo che succede. Allora noi dobbiamo cambiare il sistema culturale, dobbiamo cambiare il sistema legislativo. Grazie, dobbiamo lasciare la sala perché sono le 15.